Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Tempi Supplementari, tutto il calcio dalla Serie D fino alla prima categoria Umbra, Girone A. Faremo il punto, lo stato dell'arte su quello che è successo nell'ultimo weekend e ci proietteremo nel prossimo di weekend. E allora, ben trovato Marco Giulietti. Buonasera a tutti. Marcello Marini. Buonasera. Rispettivamente responsabile del settore giovanile del Lama e vicepresidente del Selcinarti. E allora, parleremo del derby. Vogliamo parlarne subito di questo derby, che è la fotocopia di Lecce-Fiorentina. Ma io dico, no, ma quando te vinci e mancano 30 secondi al termine della partita, possibile, Marini, che sto pallone non vada al di là del fiume Tevere? Ma sti giochini! Ripartenza, gol, e voi ci avevate fatto la bocca. E poi se ti faccio vedere la classifica, ti rodi il fegato, perché con quei due punti in più te eri in una situazione decisamente diversa. Detto ciò, complimenti al nuovo mister che ha dato un gioco a questa squadra. Vero, complimenti al nuovo mister perché sta facendo ogni domenica porta a casa risultato, che siano pareggi o vittorie, ma porta a casa risultato. E oltretutto col gioco, quindi complimenti. Per domenica è l'unica partita che sono andato via immediatamente fischiata alla fine. Non mi era mai successo. Perché? Perché arrabbiato. L'amaro mi era rimasto. Oggettivamente mi è dispiaciuto. Non perché non sia meritato il pareggio è assolutamente meritato. D'altro canto avevano preso due legni loro. Però se arrivi che 5 minuti prima in due contro il portiere non facciamo gol del raddoppio che avrebbe terminato la partita e poi prendi all'ultimo secondo un gol su calcio piazzato poi che ci si rimane male. Senti Marco, dopo guarderemo risultati classifica perché sì. Partiamo dalla promozione. Che partita hai visto? Allora. Ci sta, no, la disamina di Marcello, è no, giusta, no, un pari può allora, starci, però tu mi insegni. Primo tempo equilibrato, è anche vero che il San Giustino ha sbagliato anche un calcio di rigore al 45esimo, ma equilibratissimo perché non si è visto un tiro in porta né da una né dall'altra parte, è una partita molto, in pratica, giocata a centrocampo, molto le azioni proprio degne di nota non si sono viste, è una partita molto contratta, ecco, diciamo così. Poi il Selce ha trovato questo gol dopo 3 minuti di Michael Ceccarini, l'ex, e dopo, come diceva Marcello, dice traversa, palle, io ho detto queste sono le classiche partite segnate che tu devi perdere. E purtroppo l'errore grandissimo a 3 minuti dalla fine, lì potevano chiudere la partita. E d'altronde dopo la posizione laterale, Gorini secondo me che è un signor giocatore, ma non perché ha fatto gol, perché in queste categorie fa proprio la differenza, è riuscito a trovare il pari. E ripeto, dispiace per una semplice cosa, Michele, perché adesso Marcello non l'ha detto, ma io seguo un po' anche i risultati del Selci, non solo domenica il pareggio al 93esimo, a Pietralunga al 96esimo. Al Calzolare al 95esimo, ragazzi, secondo me sono 2, 4, 6 punti. Quindi caro Marcello, eri salvo. Certo. Allora, vediamo un po' i risultati, che sono questi. Un attimo, che ho un piccolo problema con il monitor di servizio. Detto che però, sulla carta ci stava un pari. Quello che non riesco a capire è questo, ma per quale motivo il Selci subisce negli ultimi minuti di gara? Perché ha detto bene Marco, sono 4 partite che i risultati ci dicono che il Selci all'87esimo stacca la spina e invece dovrebbe staccarla al 98esimo delle due. Che è successo? Vi siete posti questa domanda? Perché sono 6 punti persi in 4 partite. Allora, per quello che posso dire io, che io ho visto solo domenica, le altre 2 partite dirà lui. Logica, domenica c'è stata una piccola distrazione, grossa distrazione, perché
L'unico che poteva far male sui calci da fermo, secondo me, ripeto, era Gorini. E lì va marcato proprio. Purtroppo, forse mentalmente, dopo tutto quello che era successo, incrocio di pali, palo, traversa, nella mente dei giocatori dice forse è fatta. È l'unica cosa che mi posso spiegare. Le altre due, a Pietralunga e a Calzolaro, ci spiegherà Marcello. Allora, intanto, io sempre ripeto, e lo dico a chi fa le classifiche, il Selci sempre fuori casa, perché è la verità, caro Marcello. Cioè, noi stiamo facendo un campionato da nomadi, e tra l'altro, te a microfoni spenti hai detto, secondo me sono 4-5 punti. Secondo me sono 8-9 punti e mi spiego meglio. Non è che solo te vai a giocare fuori, te vai a giocare fuori, ma addirittura ti alleni in un altro campo. Bravo. E te hai fatto calcio, sì. Sai benissimo che un giocatore prende le misure del suo campo. Non sono solo 4-5 punti, sono davvero molti di più. Quindi è l'ennesimo miracolo, speriamo che sia un miracolo che... Speriamo che sia un miracolo no, che... No, che sia un miracolo che, perché sarebbe un doppio miracolo, Marcello. È vero, io sono convinto che 4-5 punti a questo momento siano in meno, siano dovuti al fatto che noi ci alleniamo a Lerchi e giochiamo a Pistrino. I disagi a questi ragazzi li sopportano, ma certamente non li aiutano queste cose. Ah beh, ci mancherebbe che li aiutassero. Io sono convinto che comunque, al di là di tutto, questa è una squadra che merita. Ha un giocatore di altra categoria da Benedetti, sì, Benedetti attaccante, sì. Si è visto. Questo tecnico, ripeto, è un tecnico che ha dato al Selci una gran bella quadratura. Ora, Marcello diceva, microfoni spenti, le prossime partite sono le Montagne Russe. Lì si decide la stagione del Selci. Vero. Noi abbiamo il Ventinella. Che secondo me, però, lo dicevamo, non è più il Ventinella del girone di andata. È caduta libera. Speriamo. Vediamo. Dove è necessario vincere. Poi abbiamo 5 partite dove... Ci basterebbe anche probabilmente un'altra vittoria, un poco di più. Io credo che a 36 probabilmente uno potrebbe essere, 36, 37 potrebbe essere salvo. La vittoria di domenica vorrebbe dire tantissimo. Non ci aiuta perché giochiamo con, tranne l'ultima che è con il Montone, quasi sempre con squadre che in questo momento sono con le prime 5. Marco. Ma c'è da dire che... Io sono convinto che comunque di quelle partite alcune squadre hanno già raggiunto l'obiettivo. Non ce la giocheranno con il coltello tra i denti. Se no. Le motivazioni contano, Marcello, ne dovrebbe aver qualcuna in più il Selci. Volendo mettere sul piatto della bilancia le motivazioni. No, scusa Michele, qui sono convinto. Perché dimmi, guarda, due settimane fa il Sette Valli Pila, che è già spacciato secondo me, è andato a pareggiare 2-2 a San Giustino in 9. Cioè, quando entri in campo nessuno ti lascia vincere, nessuno ti regala niente. Quindi, ma io vedo anche, non solo in promozione in questo girone, io vedo anche negli altri gironi, tutti se la giocano, perché è giusto che poi sia così. Difficilmente... Forse, guarda, l'ultima partita che magari uno allora dice, però fino adesso io non ho mai visto tirare i remi in barca a nessuno. Le partite sono dure per tutti. Io domenica è vero che ho detto adesso a microfoni spenti con Marcello, ho detto a Ventinella bisogna la vincere, che sono in caduta libera, ma non ti regaleranno niente, devi vincere con le forze tue. E quindi ecco, io la vedo così, poi... Sono d'accordo con lui, ma c'è un aggravante. Che la coppia di testa sta a 10 punti precisi dalla terza, quindi significherebbe anche se fai playoff, che non si fanno i playoff, appunto. Quindi le prime due vogliono mantenere il vantaggio e noi ce ne abbiamo una delle due,
abbiamo il Castel del Piano. E la terza e la quarta, che ce l'abbiamo tutte e due, vogliono evitare di avere 10 punti, perché vogliono giocarseli. Quindi, se per caso, per dire, Castel del Piano e Pietralunga perdessero domenica, oppure allungassero invece che a 10 a 12-13 punti, allora potrebbe essere che quello scenario che dici tu si possa verificare. Altrimenti se la giocano fino alla fine tutti quanti. Bene, facciamo una cosa, cerchiamo anche di riavvolgere il nastro e di tornare un po' più su, e parlo di Serie D. Allora, il Borgo bene, siamo ad un girone targato Bonura, perché entra proprio prima della partita di Trestina, no? Sì. Le ultime due partite hanno visto un Sansepolcro un po' in difficoltà, e il mio terrore sportivo dell'ultima partita, e mi riferisco a Cenaia, dove nel mio personalissimo tabellino avevo messo 3 punti, arriva un punto con tanta sofferenza. Però è anche vero che di contraltare c'è la vittoria di Gavorrano e la vittoria in casa col Saravezza, due signore squadre, quindi è logico che anche qui, vedi, è il discorso che si faceva poco fa. Avresti creduto che il Ponsacco avesse vinto a Piancastagnaio? No. Quindi è un girone, quello del Sansepolcro, secondo me fra i più difficili della Serie D. Dopo credo quello, il girone H, dove gioca il Nardò del nostro amico Gennari, è uno dei più difficili, insieme anche a quello delle Marche. Trovare 6 squadre da mettere sotto non è poi così semplice, perché in questo momento devi mettere sotto squadre come San Giovannese, Montevarchi, Poggi Bonsi, non è facile. Tanto diciamo che è una cosa, c'è la fortuna che 2 squadre credo che siano già arrivate al capolinea, anche se una ha vinto a Piancastagnaio che è il Ponsacco e l'altra è il Cenaia che ha pareggiato al Buitoni. Quindi e dopo ci sarà sta lotteria dei play-out, cercando che noi qui in Val Tiberina speriamo che non retroceda nessuno. O malauguratamente che vada, che ne retroceda solo una, perché se disgraziatamente poi ne retrocedono 2, sono dolori sia per l'eccellenza che per la promozione. Certo. E quindi... Allora, possiamo dire che ci può stare che il Sansepolcro, dopo una rincorsa così importante, abbia tirato un po' il fiato, perché poi c'è da dire che doveva far tanti punti per rimettersi in carreggiata, no? Ci può stare che un paio di partite possano andare in maniera diversa. Chiaramente ora domenica c'è il derby, e quella è la partita delle partite, poi vedremo anche i risultati di questo turno. Su questo, Marcello, quanto conta a sto punto? Che conta? Più la testa o le gambe? Perché poi alla fine credo che nell'ultimo mese e mezzo, se la testa gira, girano anche le gambe. Contro tutte e due. Contro, sì. Anche secondo me, contro entrambe. E il Borgo ha la contezza che comunque... Mi rifiuto di dire qualsiasi cosa sul Borgo, perché cioè, nei momenti che mi aspettavo che andasse, stava andando male. Poi da malmesso è risorto dalle sue ceneri. Mi trovo male a commentare quella squadra. È una squadra che, te lo dico subito, io perlomeno l'ho vista 3 volte, è una squadra che gioca bene sulle ripartenze, secondo me. È una squadra che si deve impostare il gioco, va un po' in difficoltà, come anche altre squadre di questo girone. Però sulle ripartenze Sansepolcro ti può far male. E devo dire che Bonura dopo ha trovato la quadra giusta, perché 9 risultati a fila non sono poi... vuol dire che uno ha lavorato bene, che ha trovato
gli equilibri giusti. E quindi ora vediamo un po', perché come vedi non sono bastati neanche 9 risultati a fila, ancora sei dentro i playout. Partivi da una situazione difficile. Ah, sì, sì, certo. La classifica certo. In questo momento dice che il Sansepolcro, no? Sì, sì. È chiaro che è nei playout. È un punto a punto. Vedi Michele, come dicevo prima, mettere sotto le Toscane, guarda, San Giovannese e Poggi Bonsi, e l'altra domenica che ha vinto il San Giovanni, guarda che non è facile. Campionato, poi ci saranno i scontri diretti, perché Poggi Bonsi deve venire a Sansepolcro, il Montevarchi deve venire a Sansepolcro. Guarda, la salvezza, il Borgo se la gioca negli scontri diretti in certo. Casa. Detto ciò, domenica tu lo consideri o non lo consideri uno scontro diretto il derby? Beh, diciamo che 42 punti è la salvezza matematica, per passare per i playout. Marcello dice di no. I punti sono no. Per me non è uno scontro diretto ai fini della salvezza. Ma per Trestina? Certo. Ah. No, io faccio la domanda. Trestina 35, ne deve far 42. Sì, ma Trestina, io credo che Trestina non avrà proprio problemi per uscire, per fare un campionato tranquillo come quello che sta facendo. Trestina, non scordiamoci che i tre davanti, Belli, Di Nolfo e Tascini, ce l'hanno pochi su queste categorie. Certo. Quindi... Beh, c'è anche da dire comunque che se davvero la testa gira, e pare comunque che giri molto in questo momento la testa del Sansepolcro, perché anche a livello fisico si vede che tutto funziona, arrivano sempre primi sulla palla, i raddoppi di marcatura ci sono, le ripartenze a volte sono letali, si chiude bene il Sansepolcro, sì. È vero, può prendere gol, ma non prende più quei gol roccamboleschi di inizio stagione. Marco Bonura ha dato un assetto e secondo me anche una tranquillità, perché la palla scotta meno tra i piedi, e questo vuol dire vuol dire sì. Ma diciamo che poi adesso ritorno a riapro parentesi, la chiudo subito. Domenica sono stati anche sfortunati, perché sono rimasti in 10 dopo 10 minuti. Sì, sì, è vero. Ho visto sì. L'espulsione di mezza somma. Cioè, è stato ammonito sul fallo del rigore, si può ma dopo 2 minuti l'ha ammonito per no, una simulazione resistente. No, ma perché lo sai che c'era a vedere quella partita? Cioè, è come Ricci su Fiorentina Torino. Sì. È identico. Chi? Ammonizione, dopo 2 minuti, doppio espulsione. Cartellino, espulsione. E io chiaramente da fiorentino ammetto che lo avessero fatto a noi mi sarei arrabbiato di molto. Cioè, è chiaro che gli arbitri hanno tutto il diritto di ammonire dopo 2 minuti, ma deve essere un fallo importante, sbaglio. Ma che poi non è stata anche una simulazione poi così eclatante, cioè è stato un contatto, è caduto, non dai rigore, finisce lì, ma non è, secondo giallo mi sembrava eccessivo. Secondo giallo a un giocatore che hai ammonito 2 minuti prima, sì, no, due. Adesso è una moda, Marcello, ci sono dei periodi, adesso serve ammonire e poi far fuori. Lo sappiamo. Allora, voi anche? 4, 5, 6, 7 ammoniti ogni domenica. Quello però significa anche che il Selci ha grinta da quel punto di vista. Sì. Alcune però sono anche gratuite. Io rifuggo da quelle squadre che non prendono un'ammonizione, o sanno come menare, oppure c'è qualcosa che non va. Senti, come lo giudichi il tuo Lama che vince dopo tanto in quel di Ellera? Il Lama, guarda, ha le stesse caratteristiche del Sansepolcro, una squadra che se gioca sulle ripartenze può far male a tutti, perché ha giocatori rapidi, veloci, è logico che se deve costruire, anche loro vanno un po' in difficoltà. Comunque, diciamo che è stata una vittoria un po' toccasana dopo la sconfitta bruciante in casa con il Pierantonio, che secondo me... Che pareggia con il Città di Castello. Ma a parte quello, ma il Pierantonio, non me ne vogliono gli amici di Pierantonio, è una squadra normalissima. E il problema è quello, perché se uno vede i risultati e dice 0-3, ti hanno asfaltato. No, squadra normalissima. Io mi auguro che la vittoria di domenica ci dia il là per proseguire
una striscia positiva. Domenica è una partita, secondo me, fondamentale col Tavernelle, che anche loro, come ho detto prima, per il Ventinella in caduta libera, anche loro sono in un Questa è la momento di crisi classifica, nera. guarda, questa è la classifica. Cioè, se, no, se vince domenica, ritiri in mezzo il Tavernelle e tutti quanti, se vinci Anche in domenica. Città di Castello. Se, che gioca in casa con il Branca. Ritiri dentro anche in Città di Castello. Tutti. Se vinci domenica, accorci proprio la classifica, che noi domenica scorsa non facevamo neanche i playoff, Playout. playout, scusa, per distacco. Capisci che una società che... Senti, allora, sulla carta il Lama ha una squadra che tranquillamente ce la può fare. Quello che ho visto io nel corso di questi 2 mesi e mezzo post Renato Burgo è che non c'è stato quel quid in più che di solito c'è quando si cambia tecnico. Ora però è un altro Lama. Ma io ti voglio fare una domanda, Marco. Quanto conta e quanto incide quel pantano che avete al posto del Polchi Laurenzi? Perché Poi. qui si fa tutti, qui si fanno discorsi su discorsi, no? Vabbè, Allora, cioè, c'è da mettere in conto che Lama da sempre i punti se li fa in casa. Quelli della tranquillità e della serenità. Giocare in quelle condizioni è diventa matematicamente difficile. impossibile. Infatti, so se hai sentito l'intervista del mister domenica fine Sì, l'ho partita, che ha sentito. detto in un campo che si gioca a calcio, dice noi ci esprimiamo. Il problema è che stadio di Lama diciamo, è super sfruttato, nel senso che ci si allenano tutti. L'anno scorso noi abbiamo un accordo con il Selci per quanto riguarda il settore giovanile. Il Selci ci ospitava i giovanissimi, ci ospitava le partite degli allievi e ci ospitava la squadretta di Pulcini del 2012. Cominci che togli tre squadre da un campo, poi viene fuori che il periodo questo, questa settimana di piogge ha ridotto proprio. Ti posso dire che ieri e ieri l'altro sono andati a allenarsi al sintetico a Città di Castello. Proprio le giovanili, qualcuna le abbiamo mandate lì da Don Francesco. Ti dico, se non ritorna un po' di buon tempo, te ne dico anche un'altra. Sabato siamo costretti ad andare a giocare con gli allievi a Monte Santa Maria Tiberina. Non c'è riuscita a trovare uno stadio per giocare la gara Lama Pievese di allievi. E bisogna andare. Fortuna che col fatto Moreno Mancini ci ha detto: no, no, tranquilli, che ci ha dato l'ok la federazione. Quindi andiamo con gli allievi a Monte Santa Maria Tiberina. Sì, ma Pensa come si è messi. diventa impossibile così, cioè tanto vale ad un certo punto staccare per un po' e ripartire quando le strutture sono pronte, perché se no, cioè, io capisco, ma è una difficoltà enorme, Enorme, bravo, cioè enorme, enorme. cioè, poi dopo alla fine quello che conta è anche, soprattutto a livello giovanile, divertirsi, qui non ti diverti neanche più. Noi, senti, abbiamo fatto passi da gigante a livello settore giovanile, perché ti dico da quando siamo ripartiti con Sandro 5 anni fa, da 36 iscritti, non c'era neanche la squadra dei allievi giovanissimi, siamo arrivati a 164. Le squadre ci sono tutte, dalla juniores fino ai piccoli amici. Noi ce l'abbiamo messa tutta, nel senso che abbiamo fatto un gran bel lavoro, secondo me. Poi vedo che la juniores, a parte che la juniores fa parte della prima squadra, ma gli allievi si stanno comportando bene. I giovanissimi nelle loro difficoltà stanno andando bene, due squadre d'esordienti che si divertono stanno andando bene, i pulcini uguali, abbiamo tutti i tecnici con il patentino, oppure chi non ha il patentino è diplomato in scienze motorie, ISEF. Noi purtroppo abbiamo, come dici tu Michele, handicap della struttura, purtroppo è così. Che verrà consegnata a Selci di sicuro a A giugno. Selci sono passato prima, mi ha detto a giugno, a Lama speriamo a luglio, A Selci agosto. verrà consegnata prima dell'8 giugno.
Queste sono le voci che circolano. Ma io sono contento, perché, ripeto, con l'accordo che abbiamo, perlomeno un po' di spazio se lo toglie. Marcello sorride tra la barba e i baffi. Lo sai, no? Ride quello, no? È drammatico. Non importa. Un anno e due mesi. Purtroppo i tempi sono questi. Senti, guarda, posso dirti, davanti a casa del mio babbo sì. c'è un cantiere da... settembre, credo più o meno, siamo arrivati a marzo. No? Io mi auguro che finisca. No. Viale Francesco Nanni? No. No. E il paese, Marcello, che è diventato un cantiere. Bene, eh? Bene, bene. Beh, siamo tutti contenti. Michele, adesso siamo felici. A maggio se avete le votazioni. A giugno. A giugno, a giugno. Prima dell'8 giugno lo stadio di Selci verrà inaugurato. Quindi inaugurazione con la giunta precedente e poi le elezioni. Vediamo se sarà così, però io sono convinto che a giugno i lavori, prima, alla fine di maggio, i primi di giugno, potrebbero essere finiti. Alama non credo. Allora, dicevamo, guarda Marcello che danno ti sei fatto. Potevi essere sereno, serenino. E invece, allora, è chiaro che il Selcinardi degli ultimi tempi è davvero in palla. Quello che io incomincio a non capire è, Marco, la Virtus San Giustino, che pare in un momento di involuzione, perché non me ne vogliono a San Giustino, non arrabbiatevi, però a me pare che l'ultimo mese stia faticando un po' Paolo Valori. Anche perché grida vendetta la gara di 15 giorni fa, vinci 2-1, hai un calcio d'angolo in tuo favore, te che cosa avresti fatto al 91esimo? Io non l'avrei calciata in mezzo, l'avrei giocata corta, se perdevo palla ripartivano dal fallo laterale o dalla rimessa dal fondo, invece calcio d'angolo calciato in mezzo. Tipo, stai lì, te la tieni lì, certo, venite, stai lì, te la tieni lì. E poi se la palla va fuori o che va agli avversari o che va al San Giustino, la palla sta lì, calci in mezzo, rispinta della difesa, ripartenza, allora. Calcio d'angolo a favore, gol. C'era il maestro Antonio Sogli, non l'avrebbe mai fatto, palla sta lì. Ma infatti c'era il maestro Antonio Sogli, settimana scorsa, che diceva la palla sta lì. Settimana scorsa parlavamo di questo. Certo. Ma neanche si può dire errore di sicurezza, perché tu davvero al 91esimo con un calcio d'angolo a tuo favore, la palla ma e vinci 2-1. Vedi Michele, la sfortuna è stata che l'angolo era dalla parte opposta delle panchine, cioè verso la tribuna, perché sicuramente se l'angolo era di qua, Paolo gliel'avrebbe detto, dico Paolo Valori. C'è bisogno di dirlo? Diciamo che sono peccati di gioventù. Te nei pulcini l'avresti fatto? Pulcini si tira a mezzo. Allora, dicevo, quindi capisco perché, caro Marcello, sei andato via con il per la prima volta. Che con il fegato che proprio implodeva. Sì. Perché poi sono quelle partite che tu ti porti anche a casa e sono quelle partite che decanti. Io non lo so se fa anche a voi le steffe. Allora, se te una partita... poi alla fine la pareggi al 60esimo, no? L'accetti, sì, vero o no? L'accetti. Sì. Assolutamente. Io non so, ma io ancora sto soffrendo, maledettamente, del gol preso in finale di Conference League al 94esimo con West Ham. Perché tu non riesci perché vedi poi, arriva la palla, no? Vedi che la prendono e tu inizia l'ansia e poi fai gol. E poi c'è praticamente... un momento in cui non riesci a percepire dove sei e te la porti anche il giorno dopo. Pensa che è il West Ham che vedo te, c'ha i tifosi, a Londra sì, lo so. E il più alto numero di tifosi ti fa per il West Ham. Sì, sì. Però è lì tu praticamente... tutto Londra Est ti fa per il tragitto dal campo a casa? Perché poi, capito, cioè... Senza guardare le classifiche... Neanche le radio, ci sono le radio che fanno
che dicono non, di no. Se no. c'erano non le ascoltavo. Se guarda Sua Eccellenza su Sette Calci. Quindi raccontami il tragitto Pistrino-Silcio. Telefono sul sedile della macchina, tranquillo, a casa. A casa credo che ho bevuto qualcosa, mi sono consolato da solo. Ti sei fumato un sigaro, perché quello lo fai? No, no, il sigaro lo fumo durante la partita, sempre, sempre. Ho bevuto qualcosa e poi credo, mi sono messo a leggere il giornale, qualcosa del genere, ma veramente mai in tutto il campionato di quest'anno, nel campionato dell'anno scorso, mi era rimasta l'amarezza in bocca di quella partita. Poi, Michele, in un derby. Sì, no. Anche, no, anche in un derby, anche, però c'è anche da fare una considerazione che se finiva in pari era giusto, però siamo tutti tifosi, sei lì, ci fai la bocca, no? È chiaro. Se lo prendo l'80esimo sono contento. Il pareggio era assolutamente sacrosanto, solo che arrivarci in rimonta come il San Giustino dà un certo tipo di stato d'animo. Arrivarci con noi, che era un tempo che eravamo a tre punti, dà un altro stato d'animo. Comunque ascolta, è solo Marcello, rimandato. Marcello, guarda, era importantissimo il derby. Guarda. Certo. Questa la devi vincere, perché se non la vinci potrebbero iniziare i problemi. Dopo cominciano i problemi seri. Questa è la partita che devi vincere. Questa è la partita che dobbiamo vincere, sì, proprio così. Anche di corto muso, puoi guardare il monitor spia, Marco, no? Sì, 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 sì. Questa la devi vincere. Questa è la partita che dobbiamo vincere, sì. Con quale testa ci si arriva? Ma allora, ribadisco che questo allenatore mi piace perché è attento a tutto, ai dettagli in una maniera esagerata. Quindi lui sicuramente in questa settimana ha guardato due o tre partite del Ventinella e sicuramente ha dato le indicazioni giuste o le sta dando ai ragazzi per domenica. Questo mi dà una grossa tranquillità. Noi normalmente, diciamo, da quando c'è lui non ci è capitato mai di trovarci con un giocatore avversario di quelli più talentuosi che ci mettesse in difficoltà in modo particolare, perché anche dove il divario tecnico era parecchio, era grande, superiore, come ad esempio con Pietralunga, diciamo che ha imbastito la squadra in modo tale che il danno, cioè la possibilità di arrivare al tiro per gli avversari, sia il minimo possibile. Quindi noi ci arriviamo con la consapevolezza che la partita verrà preparata bene, molto bene. I ragazzi più o meno sono quasi tutti a disposizione, cioè ne recuperiamo qualcuno nella parte offensiva e ne perdiamo qualcuno in fase difensiva. Diciamo che, come al solito, dei quattro titolari dietro, due non ci sono. E questo un po' disturba, però il mister, anche domenica ne mancava uno, ha saputo inventarsi qualcosa che mi sembra che abbia funzionato bene. È un gran bel allenatore, l'allenatore del Silcio. No, lo conosci? No, non lo conoscevo. Però me l'hanno parlato bene, sti ragazzi, perché ho parlato con Lorenzo, Guerri, con... me l'hanno parlato tutti bene, quindi ecco... io gli auguro alla società Selcinardi di salvarsi, perché è una società seria, una società che... con noi, ti ripeto, c'è un rapporto a livello del settore giovanile, quindi poi la presidentessa è troppo simpatica, quindi ecco. No, i rapporti tra le società sono ottimi. Sì, sì. Sì, quello è vero. Sì, è vero. Non c'è più quell'astio di 15, 20 anni fa. Quindi? Si fa sta fusione. Allora, portiamo il settore giovanile a Selci. Una. Allora, dato che il documento è pronto e Elio Fiorucci è iper pronto a firmarlo quando vuole. Elio è uno dei... Dato che anche la politica è favorevole a far sì che a Selci, che Selci Lama diventi un'unica squadra. Un'unica realtà, sì. Questo consentirebbe a questa unica squadra, secondo il presidente Fiorucci, che ci azzecca sempre, di
giocarsela anche per obiettivi più importanti. Ah, certo. Dopodiché, non credo ci siano più gli orticelli da dover coltivare. A sto punto, davvero la questione è perché non si fa, Marini? Perché per fare un'operazione di questo genere occorre non solo parlarne in TV o al bar, occorre Mettersi a tavolino. mettersi a tavolino con molto coraggio. E siccome entrambe le squadre in questo momento sono concentrate su di un altro tipo di problema che è più urgente, stanno tralasciando questo aspetto qui. Bello, quando Marcello parla in politichese. Però dice la verità. Come No. no? Quali sono eventuali controindicazioni? A mio parere non ci sono controindicazioni importanti, se non per qualche tifoso, qualche dirigente, sia di Selce che di Lama, che magari soffrirebbe di questa operazione, ma sarebbe un'operazione di buon senso. Dai, allora però, poter contare alla fine in un palcoscenico più importante, con due strutture di altissimo livello, Belle, eh. con un gruppo dirigente che farebbe, diciamo, un largo enorme nell'intero territorio, con un settore giovanile che verrebbe sicuramente implementato, perché figurati, no? Se ci lami insieme, con gli sponsor che potrebbero anche cercare di dare qualcosina in più. Caro Marcello, se ci sono 4-5 dirigenti che la pensano in maniera diversa, gli si dice amici nostri, cerchiamo di fare qualcosa per tutti. Ok, ma questo chi lo deve fare? Gli altri, Chi? quelli che sono favorevoli. No, allora, a me mi pare che sono tutti favorevoli. Basta mettersi attorno ad un tavolo e certificarla sta cosa. Potresti pensare di organizzare te Ma io la faccio questa. volentieri, guarda, ci mancherebbe altro. Se non la faccio volentieri, perché poi alla fine, io ne parlavo con Stefano Veschi, uno dei candidati, e Sì. con Fabio Buschi, loro hanno detto: ma diventa anche obbligatorio farlo se vogliamo mantenere questi standard. Perché adesso a parte tutto, no? Sì, se no è un patire per tutti e due. Allora, ma a parte il patire, c'è anche da far di conto che queste due realtà insieme hanno circa 200 ragazzi, insieme, Sì, no? sì, Siete sì, insieme sì, sul settore giovanile, sì. ma giocate con insieme, o Sì. gioca il Selce e gioca il Lama? No. No, 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 gioca. Allora, loro. Alcune età dei ragazzi sono insieme, le altre sono del Lama. Certo, Beh, però ci sono delle squadre che c'è scritto Selci Lama quello. sulla maglia. No, Marcello, intanto no. te che sei uno dei boss dell'abbigliamento sportivo, inizia a pensare alla maglia che dovremmo fare insieme, Lo prima di farò. tutto. Secondo, si fa, ma i colori. Rosso, nero e No, bianco. no, azzeriamo quei colori, perché c'è un. Cioè, facciamo un colore neutro. Viola. Certo. Non, pensate, ma pensate la bellezza di quella maglia viola che praticamente significa l'unione di un paese Selci-Lama. E il problema lo sai quale potrebbe essere? Che poi dopo quello che di solito va là con lo spray a mettere Selci e toglie E Lama e togliela. viceversa, finirà il suo percorso lavorativo. No, io scherzo, ma Elio Fiorucci davvero ci tiene. E anche la Elena più volte mi ha detto, ma io sono favorevole. Allora, che si fa? Si fa come Garibaldi quando a Vittorio Emanuele gli consegnò le chiavi dell'Italia, che vediamoci alla stazione, si fa lì l'accordo, no? Selci diventa la cantera dove giocano le giovanili, Lama diventa la sede della prima squadra. Ragazzi, iniziano a preoccuparsi anche a Sansepolcro, eh. Te saresti super favorevole, Io Giulia. sì.
Perché te sei di Castello? No, ma a parte quello, perché io prima ho detto una parola grossa, e patire in senso buono, nel senso che No, no, patire, patire. i budget, è logico, così sono più limitati, sia per Celci, sia per una fusione, un accordo, ci sarebbe meno da soffrire, diciamo così, dai. Non solo a livello economico, secondo me sarebbe anche un traino di entusiasmo notevole perché tu finalmente fai Certo. quello che andava fatto una marea di Di anni anni fa. fa, non ci sono Marcello più le condizioni che c'erano fino a 10 anni fa, il mondo è cambiato, ma anche a livello logistico e di volontari, cioè voi davvero Marcello siete rimasti quattro gatti come sono rimasti quattro gatti a lama. No, diciamo a lama 8. A otto gatti. Io questo non la volevo dire, però l'hai detta tu. In effetti, a Selci io qualche volta c'è tanto di cappello, Allora, dato veramente. che sono sempre lei, Elena Marcello, la Sì. Luisa, Ciro, ragazzi, cioè, e peschi sempre lì, no? A lama saranno 8 gatti, mettiamo che 8 più 4 fa 12, 12 gatti e diventa qualcosa di diverso, però davvero poi sono sempre loro. Dotti giri è Marcello che devi andare a portare, a prendere, cioè non ce la fai più, sinceramente, anche fisicamente sfiancanti. Diventa Io non so difficile, davvero, ci diventa. vuole una vocazione, Marcello, per far questo. Quanti anni No. è che sei nel Sicci ora? Allora, ci sono stato una decina d'anni fa per 2 anni e adesso è l'anno scorso e quest'anno. Se ci vogliono 8 anni per recuperare, voleva dire. No, io tanto di cappello anche alla Presidente Nocchi, io. È fatica, è Poi, fatica. vero è che preparate anche il mangiare per i Certo, ragazzi, cioè dai. certo. No, no, allora, i dirigenti del Selci, onestamente, con molta serietà, sono un gruppo molto ben affiatato. Non succede che qualcosa non funziona, cioè può essere che c'è la maglia di un portiere, ecco il problema più grave, ma i ragazzi sono sempre seguiti come devono essere seguiti, in tutto e per tutto. Ma veramente, domenica ho dato una mano alla preparazione del pranzo per i ragazzi. Io non lo faccio, questo non mi, però siccome mancava la Luisa ho detto andiamo a dare una mano se ci fosse bisogno. Poi in realtà ho fatto poco e niente. Però l'attenzione, addirittura io credo, guarda, ho visto anche un aspetto positivo, l'aspetto educativo nei confronti dei giocatori. Cioè, quel momento è un momento in cui ai ragazzi viene chiesto di sparecchiare, perché logicamente per lasciare la sala in maniera di guarda che sia solo da spazzare. E beh, questi i ragazzi normalmente che magari la borsa da calcio se la tirano a 5 metri. Invece no, come delle persone serie, come dei bravi ragazzi, e questo fa piacere. Fa piacere perché? Perché vuol dire che la squadra non è priva di valori, sia in campo che fuori. E secondo me il mister, quando è arrivato, è proprio su questa cosa che lui ha avuto la capacità di puntare, cioè dice, io ho trovato una squadra con dei ragazzi in gamba, seri, e tant'è che lo hanno ascoltato da subito e ascoltandolo sono visti i risultati. Senti, c'è da fare una considerazione. Intanto sicuro che non ha cucinato lui perché sennò era un fatto di cronaca, dico, tutti all'ospedale che c'è. Sicuramente, o al massimo avrebbero mangiato l'insalata. Però, e questo accade anche a Lama, e questo Sì, accade anche a Lama c'è anche a Lama, sta no, cosa lo lì, dobbiamo comunque, dire, sì. e accade anche a San Giustino, perché davvero anche a San Giustino li vedi proprio tutti lì, attenti, non manca mai nulla. Ora è chiaro, San Giustino si è strutturato in maniera molto importante in questi anni e credo che sia anche lecito che San Giustino faccia un percorso differente per quello che ha, per come l'ha costruito, per l'impegno e anche per la passione e i sacrifici che sono stati fatti, perché poco da dire, Stefano Fabbri ha fatto dei miracoli insieme alla sua dirigenza.
Se il Cerama, secondo me, si trovano a questo punto di fronte ad un bivio, perché l'AMA sì, è vero, sono tanti anni che è in eccellenza, ma tu mi insegni nel momento in cui si chiude un ciclo, Ah, nel certo. momento in cui quei giocatori che ti hanno fatto fare il salto di qualità, ahi noi, vanno in là un po' con gli anni, C'è da diventa ricostruire. ma ricostruire come? Visto quello che possono investire squadre di promozione a noi vicine, cioè mi par di vedere la Premier League e il campionato italiano, Sì. sono due sport differenti, ragazzi, no? Per quello che magari Capisco unire. quello che dici, bisogna essere bravi a individuare i calciatori che fanno a tuo caso, nel senso che ti faccio un esempio, 4 anni fa quando il Lama perse i playoff col Progresso, è stato individuato Fode, Silla, non lo conosceva nessuno, è stato individuato, vabbè, Venerosso già aveva giocato a Foligno, che è. Ma lo stesso Berrettoni, che adesso sta facendo benissimo anche a Calzolaro, cioè, c'è stato un assemblamento di calciatori che hanno fatto sì che il Lama se ne trovava il Foligno alla fine del Sì, è campionato, vero. era secondo. Contrario di 2 anni fa, che abbiamo trovato l'Orvietana, che non so com'è, con mezzo tiro in porta faceva gol, però c'è da dire una cosa. Il Lama aveva una squadra che a partire da dietro, Vaccarecci, Sì, Catacchini, vabbè. te li dico tutti perché poi Bartoccini, Valori, ma ci aveva una corazzata. Sì, è vero. Bisogna essere bravi, ecco, ti ripeto. Guarda, io sono convinto. Intanto guardiamo il prossimo turno, l'abbiamo già visto, di Serie D. Auguriamoci un X nel derby, perché non vogliamo far torto a nessuno, ma la partita più importante per il Sansepolcro è Ponsacco-Orvietana. Ah, certo, l'Orvietana deve andare a fare il risultato, Perché se Ponsacco. l'Orvietana fa risultato a Ponsacco, inguaia maledettamente molte squadre. E credo, no, che inizi anche l'ascoltare quello che fanno gli altri, perché a Certo. questo punto te non è che più sei libero, sei padrone del tuo destino. E il Trestina con la mente sgombra è davvero pericoloso. Io non so come Bonura preparerà sta partita, ma C'è è da dire, tosta davvero, una guarda. cosa, Michele, che il Trestina ha già perso il cash a 15 giorni fa con l'Orvietana. Io sono stato 12 anni a Trestina, che il Trestina perde 2 partite a fila in No, poi il casa. Trestina si vuol tirare. No, il No, Trestina non vuole avere problemi. Ha 35 no, punti. Sì, è cioè, tranquillo, ma vuole la pratica Barchigliato. nel fortino del Casini, da Meretta, che non è facile per nessuno. Allora, ultima parte dedicata all'eccellenza. Senti, Marco, che manca all'AMA? Oppure può essere la scintilla scoccata proprio nella vittoria con l'Ellera? Perché all'AMA mancava questo, una scintilla per partire. Speriamo che ci sia sta scintilla, che perché ti ripeto, è una partita troppo fondamentale. L'unica cosa, Michele, che viene a mancare Luca Bartoccini, che ha preso il giallo domenica. Luca, dai, è troppo importante per il Lama, ma senza nulla togliere agli altri, perché poi Mariotti sta facendo il suo, Simeone sta facendo il suo, però Luca è quello che domenica ha Marco, fatto senti, gol. allora, sperando che il campo sia un campo degno, tu giochi in casa. Lo Eh so, no, ma no, è qui. in casa troppe volte. Io spero Marco, che. Guarda. Ah, questa, allora, è la finale. certo. Se te vinci, cambia tutta la stagione dell'Lama. Ma sono convinto Se anch'io, te pareggio, perdi, che Un secondo me disastro. è la stessa identica cosa, inizia un percorso davvero difficile, perché poi dopo Tavernè, questa è l'ultima partita che tu puoi aggredire in maniera Ah, serena, eh. certo. Ma poi ho guardato un po' anche il calendario del Tavernelle, è difficile, è lo stesso calendario della Città di Castello, devi incontrare il Foligno, il Terni, cioè, là, ma domenica è troppo importante, domenica bisognerebbe riportare i 3 punti, e quindi ecco, Dovrebbe riportarne 6.
Sarebbero da 6 domenica, Sì, veramente. sono 6 punti. Sei poi 6 perché ti punti e ripeto, sarebbero... accorci No, lui dice tantissimo. sono 6 punti, ma sono 6 punti anche per il Sage. Ah, sì. Ma certo, magari, magari. Bene, signori, siamo arrivati. Che dico? Dico No, che... nel senso che non è successo niente. Ah no, perché... Ah già, no, Racconta, Marcello. No, la penultima volta che sono venuto qui è terremoto. Il terremoto Allora, ti proprio. spiego. Allora, era una cosa abbastanza importante, no? Ma noi ci siamo abituati perché questa struttura l'abbiamo concepita Sì, che è in una totale oscillazione. antisismicità. Sotto ci sono delle molle che praticamente... Oscilla. Quindi quello che senti è davvero molto più di quello che... Allora, ad un certo punto, Marcello, io ho iniziato a sentire, no? E vedevo Marco che guardava... Hai presente una maschera? Guarda Marco, c'è il terremoto, lo stiamo vivendo in diretta, sta sereno perché qui non succede nulla. Quanto è durato? Era quello di pratica dei pianantoni. Sì. Un minuto, poi alla Che fine poi è sembrerà finito. 5 minuti, un Mamma minuto. mia, no. No, C'era un incendio. tremava tutto, tremava. Beh, dai, hai vissuto anche l'esperienza di un Grande terremoto in diretta. terremoto. Fortunatamente per noi, ma per altri, sappiamo com'è andata. Di nuovo grazie a Marcello Marini, Grazie a Marco a voi. Giulietti, Grazie a voi. grazie a tutti voi che ci avete seguito. Ci vediamo venerdì prossimo. Buon calcio a tutti.